Ma sono un fatto davvero preoccupante, perché in realtà pare che non ci siano degli elementi fondanti per i provvedimenti che sono stati assunti di custodia cautelare, fatti in tutta fretta e con quella che sembra una retata, quindi chiaramente sembra proprio un segnale. Io aspetto anche di vedere un po' il corso, no, delle motivazioni che darà la magistratura. Bisogna rendersi conto che c'è un sicuro disagio da parte di tutto il popolo veneto. È un disagio che si sta manifestando da anni, un problema che affligge proprio in particolare proprio il Veneto, che ha visto anni sicuramente di ori e che adesso vede sicuramente un momento di crisi terribile. Bisogna ascoltare questa gente, bisogna ascoltare quello che sta succedendo. Già il referendum per l'indipendenza è un segnale che si deve tenere in considerazione. Governo e maggioranza devono ricordarsi che il popolo veneto non ne può più. Io non voglio neanche commentarli, io spero che domani mattina questi signori siano già liberi, perché sono convinto che non abbia fatto niente. A prescindere da questo, io dico che il Veneto è stata la locomotrice di questo Stato, ha dato sempre tanto, oggi ci ritroviamo in un sistema socio-economico disastroso. Per tanti anni abbiamo portato avanti questa baracca, ora non se ne può più, proprio non ce la facciamo più. Perciò lasciateci andare, lasciateci fare la nostra economia, lasciateci lavorare e non portate in galera naturalmente le idee. Per carità, magari qualcuno avrà sbagliato, non lo so, dovremo vedere le carte, vedere i capi di imputazione, però muovere tutte queste persone e andare a arrestare persone che onestamente ne conosco non di persona ma... indirettamente dal punto di vista politico, e non mi sembrano persone pericolose. Penso in questo Stato che continui a dare una mano a scarcerare i detenuti, che continua a far venire clandestini chiamandoli rifugiati e facendo diminuire le forze dell'ordine, che dopo si vanno a perdere tempo verso degli idealisti che vogliono portare avanti una battaglia forte verso il proprio popolo, il popolo veneto, mi sembra un po' strano. Ho sollevato il problema anche oggi in aula chiedendo appunto che venga il ministro Alfano a illustrare cosa è successo e segnalando che è un altro sintomo di malessere del nostro popolo, un nostro popolo veneto, un popolo pacifico, sempre stato democratico, ma dopo tanti e troppi anni di essere sopraffatti e continuati calpestati, magari qualcuno comincia a essere stufo e utilizza dei sistemi, ma di tutto da dimostrare, non proprio democratici, però è tutto da dimostrare, perché non ho visto le carte, finora ci hanno detto solo che c'era un trattore trasformato in un carro armato, non mi sembra più i carri di carnevale, più che un mezzo di offesa pericoloso. Credo sia qualcosa per intimidire i veneti, ma credo che oggi i veneti comincino ad avere coscienza, a prendere coscienza di essere un popolo vero, un popolo che può autodeterminarsi. 2 milioni e 300 mila voti non sono niente su 5 milioni di abitanti. Se noi pensiamo che con 3 milioni di voti di sostenitori, di extracomunitari e quant'altro, c'è un certo Presidente del Consiglio chiamato Matteo Renzi. Credo che 2 milioni e 300 mila voti per chiedere un referendum, credo che non siano da sottovalutare. E se pensano di intimidirci portando i fucili in casa nostra, credo si stiano sbagliando. Penso che avranno l'effetto contrario, perché il popolo veneto è un popolo mite, però, come dice quella battuta, attenti che non ci arrabbiamo.